La signora Samar mi ha chiesto di dire a conclusione alcune parole per esprimere il suo stato d'animo in questo momento, e quindi L'amarezza. la invito ad esprimerle. Grazie signora. Grazie, avvocato. Grazie, grazie a Si voi dovrà tutti. fare Noi siamo molto amareggiati per quello che è successo e che sta succedendo, prima cosa. Poi, perché io da quando ho ricevuto quel documento, mi sono un po' indignata e quindi non sarei nemmeno in condizioni di aprire bocca. Comunque, la prima il riferimento cosa è rifatto al contenuto di quell'incontro che c'è ai stato. contenuti di quell'incontro, noi non eravamo stati avvertiti di nulla. Ci siamo accorti di questo motopic che stava demolendo il paracarro. Siamo andati lì dagli operai e gli abbiamo detto cosa state facendo e mi hanno risposto stiamo togliendo il paracarro. Ma dico perché? Dico chi vi manda? Il sindaco. E perché dico dovete togliere il paracarro? Perché gli intriga. Questo è tutto quello che è successo. Poi il giorno successivo sono venuti a rimettere a posto. E io gli ho detto veramente che io non me la prendo con voi, voi sicuramente siete stati mandati da qualcuno. Va bene, ha detto, allora signora, lei telefoni al sindaco perché noi volevano sapere se andare avanti o smettere. Ho detto fate voi, adesso vado a telefonare al sindaco. Il sindaco non era presente, la segretaria mi ha detto che era successo qualcosa con un disabile e comunque perché lei ha i testimoni. E mi ha detto di telefonare al signor Biason, al geometra Biason, cosa che ho fatto e non c'era nemmeno lui. Nell'attesa di ritelefonare sono andata a vedere i paracarri, erano già partiti via questi due operai. E basta, sono tornata a casa, dopo stavo pensando di ritelefonare, invece ha telefonato la signora sindaca. Prima ha iniziato con tante carinerie, dicendo che non mi devo arrabbiare perché guai se ci arrabbiamo noi donne, però dico se gli altri ti fanno arrabbiare, e gli ho detto il perché, e allora ho cominciato a cambiare i toni. Che lei deve applicare la normativa, che se noi non accettiamo, lei farà un'ordinanza e mi farà togliere, ci farà togliere tutti e tre i paracarri. Al che ho detto io, signora, dico, ma lei dico, ho voluto sapere il perché tutto questo, perché deve applicare la normativa? Io sono il sindaco, mio marito ha assistito a quel problema che poi questo ragazzo, questo disabile, non è andato a sbattere, non è caduto, ha solo imboccato l'apertura, il passaggio sbagliato, perché se fosse passato dai paracarri giusti, noi abitiamo lì da 50 anni, quei paracarri li abbiamo trovati lì, prima erano in cemento. E quando è stato fatto il piastrellamento sono stati sostituiti con paracarri in pietra perché sono più belli e sono meno spigolosi. E quindi noi da 50 anni che siamo lì con questi paracarri non abbiamo mai sentito nessun disabile a lamentarsi che non ci passa. Addirittura ultimamente quando vengono le corriere piene di disabili, questi disabili che smontano dalla corriera prima della strada Camucina, poi passano tutti da quella strada e nessun disabile si è mai lamentato. Ora lei dice che deve applicare la normativa, anche se passano, a lei non gliene importa niente, deve applicare. Ma la normativa che dice la signora sindaca,
non chiedeva 5 centimetri, chiedeva 1,5 metri, 150 centimetri. Poi ho detto, guardi che se lei dice questo, ce la vedremo in tribunale, perché quei paracarri sono, hanno 1000 funzioni, perché sono paracarri che dividono le due servitù. E devono tener conto dell'uscita che abbiamo noi dal garage, che è molto pericolosa. Io do le mani, do le chiavi in mano a tutti per venire e uscire dal garage che usciamo noi, e quindi ci vuole un po' di protezione per noi. Abbiamo tenuto conto dei pedoni e dei disabili. I paracarri sono stati messi a 85 centimetri, le carrozzelle abbiamo chiesto a tutte le sanitarie, alle ditte che producono ausili per i disabili, e tutti ci hanno detto che più e non meno, centimetro più, centimetro meno, ma nessun ausilio, nessuna carrozzella supera i 75 centimetri. Noi ne abbiamo lasciati 86, certamente che lì è un terreno cedevole, gli 86 sono diventati in sebom, gli 86 sono diventati 84, però le carrozzelle, la carrozzella più grande misura 75, quindi è per questo che nessuno mai si è lamentato, perché passano agevolmente. E se poi interrompo. Sì. Credo che la cosa fosse stata posta nei dovuti modi da parte sua, come lei ne ha già anticipato al telefono. Non vi sarebbe stato alcun problema di eventualmente concedere altri 5 centimetri? No, l'ho detto io, quando ho visto, quando ho sentito che mi chiede... Non c'è stata alcuna contrarietà da parte sua? No, quando gli ho detto che 1,5 metri significherebbe aprire la strada anche a tutti i mezzi, agli automezzi, ai mezzi motorizzati, e lei mi ha detto di fare, allora io posso scendere, c'è stato un po' di trattativa, posso scendere a 1,20 metri. Le ho detto non è possibile, poi non si può toccare il paracarro centrale, casomai valuteremo, se viene qui il geometra, di spostare di 5 centimetri. Quindi, scusi, ecco. per dire, no, a beneficio di chi ci ascolta, da parte sua vi è stata certo, ogni sì, disponibilità, certamente, a ragionare con l'amministrazione comunale, sì, per trovare una soluzione. Sì, quindi è falso, destituito da ogni fondamento, affermare che da parte sua non c'è stata disponibilità. No, io ero col telefono in viva voce, quindi questo lo posso dimostrare. E io avevo detto non 1,5 metri, non 1,20 metri, dico si può arrivare valutando, visto che non serve a nessuno perché le carrozzelle già passano, possiamo valutare col geometra di portare il paracarro, quello verso la roggia, che lì è il posto migliore per lo spostamento, al 90. No, io farò una ordinanza, così questo discorso che a me suonava minaccioso, cioè intimidatorio, mi ha dato fastidio e abbiamo chiuso lì. Bene, ma questo è successo dopo che erano andati via gli operai che hanno demolito, che hanno scucito. Quindi scusi signora, se la richiamo un attimo, una cosa, sì, che lo consente l'avvocato Liuta. Sì, sì. Quindi in buona sostanza il sindaco, allora, quando risponde alla signora Manzato e ai tre interroganti, nella sua prima risposta, quella non viziata da regolamento, ma quella logica invece è regolare, di risposta del sindaco a un'interrogazione, e dice sono stata io a chiamare la famiglia, non è così, no, da quello che dice lei, perché invece lei ha chiamato, sì, lei, e quindi di conseguenza successivamente lei ha chiamato, quindi questo è un altro aspetto, ci sono già due aspetti che non tornano. Certo, io avevo... Primo aspetto che non torna, scusi signora, finisco subito, primo aspetto che non torna è una sua presunta non disponibilità a ragionare, a vedere, a trovare una soluzione, e questo lei ci sta dicendo esattamente il contrario. Seconda cosa che il sindaco ha detto nella sua risposta alla signora Manzato e agli altri interroganti, Gradini e Scarpa, è che era stata una sua volontà, una sua disponibilità, un suo atto di estrema gentilezza di aver chiamato lei personalmente la signora Fabio, invece era semplicemente una risposta, la più dovuta,
a una telefonata che la signora Fabio aveva fatto prima al sindaco e poi a un funzionario del comune. Quindi le cose vanno riportate nella correttezza dei fatti. Certamente, e i 90 centimetri sono stata io a dire, guardi che valutando se veramente servono questi 90 centimetri, se viene qui il geometra vedremo di fare, e lei non li ha accettati in quel momento i 90 centimetri. È stata molto chiara, se lo fosse. Volevo concludere dicendo questo, che come ha appena dichiarato la signora Savari, c'è da parte dei nostri assistenti la massima disponibilità a valutare eventuali interventi in loco a una condizione che siano rispettate le regole nel giusto modo, certamente, e vale a dire così come è stato rispettato nel 99 il titolo di proprietà dei signori Samat e Favero, gli stessi chiedono che ciò venga anche oggi nel rispetto delle regole, nel contraddittorio, per valutare se eventualmente ci possa essere la necessità in quel punto di via Camuccina di intervenire per modificazioni che siano assolutamente migliorative. Mai i signori Samar e Favro si sono opposti a un tanto, l'ha appena dichiarato e confermato la signora Samar. Pertanto l'invito che noi faremo nelle prossime ore al sindaco della città di Portogruaro è quello di rivedere, di ripensare la propria decisione, di sederci a un tavolo e di capire insieme, nel rispetto dei precedenti amministrativi che io ho poc'anzi chiamato, che cosa si possa fare per risolvere questa questione, augurandoci, e questo davvero ce lo auguriamo, di non dover adire le vie giudiziarie in sede civile e in sede penale. Grazie per l'attenzione a tutti. Grazie.